Ciao ragazzi, secondo video di giornata, come promesso, le pagelle. Ho voluto aspettare un attimino perché le partite che vedi allo stadio sono sempre diverse dalle partite che poi sono viste anche da chi la guarda da casa. A caldo, ve l'avevo detto nei video che ho portato sul canale, non mi era sembrata una gran partita. Devo dire la verità, anche dopo averla rivista, confermo quanto detto in precedenza. Una partita che poteva addirittura finire 2, 3, 4-0 per la Juve, perché di occasioni sporche ne abbiamo avute tante, tantissime. Non siamo stati in grado di concretizzarle. Se poi devo dirvi che le abbiamo costruite in una maniera decente e che quindi sono soddisfatto complessivamente della partita, no, questo è assolutamente falso. Però prima di analizzare la partita, ribadisco alcune cose che ho detto anche nel video di oggi, e cioè che è giusto analizzare partita per partita, singolarmente, e quindi è normale non essere soddisfatti per la partita di ieri. La critica è giusta. La critica aiuta a migliorare. Una volta individuati i problemi, per risolverli devi capire che sono quelle lì le cose da sistemare. Quindi la critica è giusta. La critica sulla partita di ieri sera è giusta. E anche Allegri non è stato contento. Giustamente. Quello che si è visto poi, soprattutto nel secondo tempo, non è stato incoraggiante. Se poi dobbiamo mettere in discussione l'intero girone di Champions, passato da primi in classifica, dove il tifoso juventino non deve esultare, allora torniamo al video che ho fatto uscire oggi. Un mi piace, ragazzi, per continuare questa serie legata alle pagelle, e c'è OneFootball da scaricare qui sotto in descrizione, dato che stasera possiamo buttare un occhio anche all'Atalanta. Dico come la penso, come ho detto anche nel caso del Milan, secondo me è giustissimo che vadano avanti, perché noi dobbiamo puntare su qualche squadra che va a rallentare, che sia l'Inter, che sia il Napoli, che sia l'Atalanta, che sia il Milan, non mi interessa. Se sono di più, ben venga. Noi possiamo anche recuperare punti, ma se gli altri sopra non ne perdono altri, è inutile chiacchierare. Quindi controlliamo anche l'Atalanta e controlliamo la Juventus in avvio di Venezia, dato che domani ci sarà già la conferenza stampa di Allegri. Sabato si gioca OneFootball gratis, qui sotto in descrizione. Partiamo da Allegri, io gli voglio dare 6, però è anche giusto sottolineare una cosa. Allegri ieri ha dovuto far giocare le seconde linee, ribadisco, ha dovuto, perché in queste partite di Champions è giusto far giocare altre persone che fino adesso non hanno avuto un gran minutaggio o che sono seconde linee. È giustissimo fare così, quindi Allegri è stato obbligato a far giocare altre persone. Chi perché doveva riposare, chi perché aveva bisogno di minuti, chi perché non era ancora stato impiegato, chi perché, questa era la formazione bene o male obbligata anche per le assenze. E quindi quella era la formazione, c'erano dei giocatori che non sono titolari, forse ieri abbiamo anche notato il perché. E in una partita normale, quello che abbiamo visto ieri, è già così, è gravemente insufficiente. Una partita normale non sarei stato qui contento, come non lo sono oggi, perché non sono contento di quello che ho visto ieri allo stadio e che mi sono pure rivisto per fare le pagelle, quindi capite che me la sono vista due volte Juve Malmo, sono un eroe, solo per questo un like me lo merito. Però è anche da mettere in considerazione che quello che abbiamo visto è uscito dalle giocate di chi ad oggi non è titolare, per un motivo o per un altro. E vi posso assicurare che dallo stadio Allegri era arrabbiato come una biscia. Nel secondo tempo era arrabbiatissimo, nel primo tempo un po' più passivo, non si era visto un gran spettacolo, ma sicuramente meglio. Penso anche che sia stato merito di Dybala, ma ci arriviamo quando parliamo di Dybala. Per il resto, poca roba, è una Juventus che si trascina ancora dietro alcuni problemi, cioè la fase di finalizzazione. Perché noi riusciamo anche a creare tra una roba e l'altra, ieri sera poi ribadisco l'estremo perché alcuni giocatori che, l'abbiamo già detto, però contro una squadra di quel tipo di basso livello, tutti ci aspettavamo almeno un 2-0, un 3-0 come l'andata, anche un 3-1, non lo so, magari subisce anche il gol. Invece loro non ne sono esistiti, completamente passivi, e noi ragazzi, il titolo del video è abbastanza rilevante, perché Trevisani durante la telecronaca dice una frase che condivido, e che appunto diventa il titolo del video: nessuno fa più del compitino, nessuno si prende le proprie responsabilità. Ah, è proprio così ragazzi, ieri non si è visto nessun giocatore prendersi in mano la squadra. Allegri è partito con il 4-2-3-1 per rimanere ancora una volta col discorso legato a quel modulo che stiamo schierando, ha dovuto addirittura schierare Bentancur esterno di sinistra, una roba strana, lo diciamo. Nel secondo tempo invece, dopo primi 10 minuti orrendi dove si è sentita l'assenza di un uomo tra le linee perché Dybala andava a cucire quel reparto di gioco e Morata quella roba non lo poteva fare, è passato a un rombo con Bernardeschi tra le linee. Robe diverse. Quindi da ieri sera mi porto a casa la gioia del primo posto nel girone,
e l'idea che alcuni giocatori che magari oggi sono in secondo piano, forse c'è anche un motivo, però c'è anche da dire che se non giocano mai, quelle poche volte che giocano, poi non è che puoi pretendere chissà che cosa, proprio perché non hanno il ritmo partita, non sono avanti come gli altri, non sentono nemmeno la fiducia. Però ragazzi, una squadra di calcio è fatta così, cioè l'allenatore deve scegliere dei titolari, deve scegliere dei giocatori che pensa possono essere adatti, poi gli altri possono entrare sul lungo a seconda di come si prestano in allenamento o nelle occasioni in cui vengono mandati in campo. È così da sempre, una squadra di calcio con una rosa lunga, la Juventus oggi ha una rosa lunga, non di livello, ma lunga, devi fare delle scelte. Quindi ieri è giusto che sia andata così. Speravo di vedere qualcosa di meglio, ma ribadisco, è una partita che sì, mi interessava come no, per fortuna l'abbiamo vinta perché poi in Russia sono arrivate buone notizie. Perin, 6, esordio in Champions per Mattia, non è successo niente, non ha tipo mai tirato in porta a livello pericoloso, qualche conclusione da fuori, poco altro, scampagnata del Malmo a Torino, eh. Bonucci e Rugani, 6 pure a loro, niente di più, niente di meno. Ragazzi, che cosa possiamo dire? Non è successo niente lato Malmo. I difensori centrali non hanno dovuto fare nulla tanto quanto Perin, che sì, è 6, ma è senza voto, come dicevamo di Szczęsny l'altro giorno. Si è sporcato più i guanti rispetto a Szczęsny, sicuramente col Genoa, ma questo è. De Winter, 6 e mezzo, perché ovviamente un giovane che diventa il ragazzo più giovane nella storia della Juventus a partire dal primo minuto in una partita di Champions League e alla prima vera e propria partita alla Juventus, ha giocato con convinzione. Mi è sembrato un giocatore sul pezzo. E poi, ovviamente, questo è ancora troppo poco. L'avversario era quello che era. Però, una bella soddisfazione per lui, bella soddisfazione per noi e anche per lo staff. Per lo staff che riesce a far fare una partita del genere a un ragazzo. Quindi, quel famoso discorso del creare valore. Sul lungo, a fine anno si tirano le conclusioni. Per adesso diciamo che Pellegrini, secondo me, è il titolare di questa Juve bassa sinistra. De Winter, iniziamo a dargli qualche minuto in più e smettiamola di andare magari in giro a cercare dei profili mediocri, anziani, che dobbiamo andare a strapagare, in ruoli nei quali magari possiamo crearci in casa, non dico magari il titolare, ma perché no, anche sì del domani, o comunque dei giocatori che possono essere interessanti per allungare la rosa. Dato che comunque De Sciglio va in scadenza a fine anno, iniziamo a puntare su De Winter per prepararlo ad essere un giocatore della Serie A. Alessandro, compitino. E questo è il primo dei tanti compitini che darò, ragazzi. Ce ne saranno tanti di compitini in questo video, ma lasciate stare le valutazioni, lasciate stare il voto vero e proprio. Cerchiamo di capire i giocatori che cosa hanno fatto. Un giocatore come Alessandro, che in questo momento sente il culo, siccome è caldo, da Pellegrini che sta spingendo, dovrebbe provare a dare anche quel qualcosa in più. Invece, mai il cambio passo, mai la giocata decisiva. Sembra lontano l'Alexandro d'inizio stagione, eh? Addirittura l'Alexandro che segna contro il Malmo il primo dei 3 gol che apre la goleada bianconera l'andata. Io non so, sono delle cose che davvero non capisco. Compitino e niente più. Così come l'intero centrocampo della Juve. Rabiot, Arthur e Bentancur. 6 da compitino, tutti e tre. Per motivi diversi. Arthur ha fatto una gara un po' così, diciamo, un po' così, non eccelsa. La cosa che mi ha esaltato di più è l'85esimo quando va a lottare grintoso sui 3-4 giocatori. Un po' pochino, si mangia anche un gol alla fine del primo tempo, che va bene che non è il suo. Sbaglia un passaggio clamoroso all'ultimo secondo che poteva mandare in porta uno dei nostri giocatori. Tanti tempi di gioco persi, è vero, il possesso della palla qualitativamente eccelso, però anche qua, compitino, non abbiamo mai provato. C'è stata anche un'occasione in cui c'era un corridoio per andare. Non ci andiamo. Compitino. È quello che dicevo prima, però, dei giocatori che non giocano mai, è ovvio che poi quando vanno in campo non sono proprio al 100%. Però anche qualcosa di più da giocatori che hanno un contratto buono con la Juventus, non sono titolari ad oggi, quindi devono cercare di prendere il posto da titolare, e che sono stati anche pagati. Non sono stati pagati perché Arthur, ricordiamocelo, è uno degli acquisti più onerosi della storia della Juventus a livello di bilancio, poi c'è il discorso plusvalenze, bla bla bla. Però si pretende un po' di più. Rabiot forse il migliore dei tre di centrocampo, ma qui è una gara, ragazzi, una gara che si vinceva facilmente. Tra l'altro inizia sul centro-destra, poi passa sul centro-sinistra, ci mette un po' di fisicità. Non una gara indimenticabile, per un ragazzo che anche lui percepisce tanto alla Juventus, percepisce tanto, e anche lui non è più un titolare della Juve. Sono quelle partite in cui questi giocatori, secondo me, devono andare di più, devono far capire che ora sono andato in panchina, ma non me lo merito.
Bentancur, poveraccio, il primo tempo è stato schierato esterno a sinistra nel 4-2-3-1, completamente fuori ruolo. Il secondo tempo, secondo me, è meglio, dove ha recuperato un sacco di palloni e dove abbiamo trasformato la manovra da difensiva a offensiva. Però poi è mancata sempre l'imbucata, è mancato sempre il passaggio. Ma queste sono cose che a Bentancur ormai lo sappiamo, non gliele possiamo chiedere. Anche un po' di qualità nei passaggi, ma di tutti. Ieri abbiamo sbagliato tantissimo a livello tecnico. Questa, secondo me, è la cosa peggiore della partita, più ancora dei gol sbagliati, che sono clamorosi. Abbiamo sbagliato dei passaggi da un metro all'altro. Al di là delle verticalizzazioni, al di là delle idee negli ultimi metri, sbagliato dei passaggi da un metro all'altro. Questo ti fa capire veramente che tanti giocatori sono andati in campo per dire vabbè, la scampagnata. Però un conto è se ci va il ragazzino, se ci va De Winter, che addirittura si è impegnato perché giustamente dice oh, io voglio far vedere che... Però dei giocatori che non sono titolari in questa Juve e che devono riprendersi il posto, io non... Cioè, non lo capisco, non le capisco queste cose. Quindi sì, centrocampo che si porta a casa bene o male la sufficienza per un motivo o per un altro, ma con Pitino. Nessuno si prende le responsabilità. Bernardeschi, 6,5. 6,5 perché l'assist che fa è buono. E qua invece vado un pelo oltre il discorso che abbiamo fatto fino adesso. Perché un giocatore come Bernardeschi, negli anni scorsi, l'ho massacrato, perché non mi sembrava assolutamente un giocatore da Juventus. Minimamente. E tuttora, io ve lo dico, non penso che Bernardeschi sia del livello da essere titolare nella Juve. Non lo penso affatto. Però poi parlano i dati. Tu hai vinto questo girone di Champions perché anche ieri sera Bernardeschi ti fa l'assist. Col Chelsea Bernardeschi ti fa l'assist. Nelle ultime due partite sei andato a fare il 2-0 chiudendo le partite perché Bernardeschi per due volte ti ha fatto l'assist. Poi ha sbagliato tanto. Ha sbagliato tanto, soprattutto nel secondo tempo quando è stato messo a fare il trequartista, perché la qualità tecnica tra Bernardeschi e Dybala è differente. Dybala, se da 1 a 100 è 100, Bernardeschi da 1 a 100 cosa sarà? 55? 60? 65? Ditelo voi, non mi interessa. Quindi la qualità tecnica, la differenza si vede, anche ha sbagliato un gol, un passaggio incredibile su Ken, però poi anche tirato in porta, dove Ken poi se ne mangia un altro incredibile, ha fatto la sua fase di non possesso fatta bene, ha giocato un po' sull'esterno, un po' mezza punta, un po' trequartista, un po' interno, ha giocato dappertutto, la risolve lui con una bellissima trivela e ora mi viene il dubbio perché se fino adesso vi ho detto che Bernardeschi non è da livello da essere titolare in questa Juve, con questa Juve che si è abbassata così tanto di livello, e forse a questo punto Bernardeschi è da livello titolare in questa Juve. Non so come prenderla questa cosa, se positiva o negativa, e ribadisco, ha sbagliato tantissimo, un sacco di cose ha sbagliato, però a fine della fiera guardi, per quanto questo 1-0 sia l'ennesimo 1-0 non convincente della Juve, ancora una volta te l'ha risolta Bernardeschi. E quindi non mi interessa dire avete visto, avevo ragione gli anni scorsi. No, sono contento di dire mi ricredo perché oggi Bernardeschi ci sta facendo vedere delle cose che avevamo anche dimenticato negli anni. Perché tra Sarri e Pirlo, Bernardeschi non si è mai visto, e quelle poche volte che si è visto non sembrava neanche un calciatore. E questa è la differenza che ti dà la fiducia di un allenatore. È quello che vi dicevo prima, alcuni giocatori sì, è ovvio che facciano male, però non ci mettono neanche del loro. È ovvio che non sentano la fiducia, ma non ci mettono del loro. Ed è quello che faceva Bernardeschi l'anno scorso ed è quello che di diverso sta facendo quest'anno. Ora non sono qui a dire evviva abbiamo Bernardeschi, dobbiamo rinnovarlo, titolare sempre. No, sto dicendo che però per quella che è la Juve di oggi non si può sputare su Bernardeschi. Anzi, bisogna fargli complimenti. Bisogna fargli complimenti perché sta portando dei risultati. Sta portando delle cose concrete. E non l'avrei mai detto. E quindi bravo Berna, perché sono sempre contento di potermi rimangiare le parole. Però bisogna continuare così, Dybala, anche qua, compitino, però la differenza tra avere Dybala e non avere Dybala l'abbiamo sentita, l'abbiamo vista più che altro nel secondo tempo. Perché Dybala è il classico giocatore che ti fa il palleggio, ti aumenta la qualità, si fa trovare pronto. Ieri arretrava molto, andava addirittura sull'esterno per cercare di dare uno spunto in più, una via in più per il palleggio. Non ha fatto niente di che, non ha fatto nulla di impressionante. Compitino, però quanta qualità in più ha dato nel palleggio. Perché veramente ieri è stata una partita brutta, ragazzi. C'è più di dire che è una partita brutta, che cosa possiamo dire? È brutta, è stata una partita brutta. Insomma, è stata una partita brutta perché abbiamo giocato male tecnicamente, abbiamo sbagliato tantissimi passaggi, abbiamo sbagliato gli stop, ci siamo mangiati una marea di gol. Mi porto a casa di buono solo che il Malmo non si è mai reso pericoloso, ma lì ci ha messo tanto del loro più che del nostro in fase di non possesso, perché veramente loro si sono accontentati di giocarla così. Detto magari negli ultimi secondi, se siamo ancora 1-0 qualcosa troviamo, portiamo a casa un pareggio.
Dybala ti ha dato tanta qualità in più, tanta qualità in più nel palleggio, questo va detto, per il resto poco anche lui. E Morata si è vista la differenza tra lui e Dybala sulla fase di costruzione. Non sono gli stessi giocatori, ed è inutile che poi gli chiedi a Morata di farti quel lavoro lì. E infatti cosa fa Allegri dopo 10 minuti? Cambia, mette Bernardeschi tra le linee, perché vuole un giocatore lì che ti aumenti un po' il tasso tecnico. Alvaro ha messo anche due palle d'oro a Moise Kean che non sono state concretizzate. Il problema di fondo, signori, il problema di fondo è che io in Alvaro in questo momento vedo dei movimenti del corpo esattamente pari, identici, uguali a quelli che aveva Cristiano l'anno scorso su finale di stagione. È ovvio che non sia lucido mentalmente. Questo penso che sia palese per tutti. E quando il gol non arriva per gli attaccanti è sempre un po' difficile. Però cerchiamo di non farci inghiottire da questa cosa, perché Alvaro oggi, volenti o nolenti, è il titolare della Juve. Che poi a gennaio arriverà qualcuno, che poi non verrà riscattato a giugno. Questo lo vedremo quando sarà. Non si può essere già oggi così lontani mentalmente dalla Juve, nonostante le critiche che devono essere accettate quando fai questo lavoro. L'importante è che siano costruttive, che non siano insulti, perché quando insulti passi sempre dalla parte del torto. Quando invece fai una critica costruttiva, io credo che sia doveroso farla per cercare di analizzare la situazione. È la situazione che in questo momento Alvaro è lontano dagli standard per essere anche solo lontanamente un attaccante della Juve. E mi dispiace tanto perché sono profondamente legato ad Alvaro Morata. Moise Kean, ragazzi, mi piacerebbe dirgli compitino, ha fatto il compitone perché la sblocca lui. Per il resto quanti errori, non sono assolutamente d'accordo nel dargli l'MVP della partita. Io il massimo che posso fare è dargli un 6 per unire l'importanza e il peso di questo gol e tutti gli altri errori, perché a maggior ragione quello che dicevo prima, non sei titolare della Juve adesso, il titolare è Morata, devi cercare di scalzarlo, devi cercare di rubargli il posto, ok? Hai la possibilità contro una squadra nemmeno di altissimo livello e anche tanti palloni. E me li sbagli tutti. In questo momento abbiamo bisogno di un attaccante che va a finalizzare, perché Alvaro ce l'ha fatto vedere, non è quello. Hai l'opportunità e fai peggio. Perché Morata col Genoa è stato un film dell'orrore davanti alla porta. Ieri sera è stato un film dell'orrore Moise Kean, che forse fa il gol più complicato tra tutti quelli che aveva a disposizione. Ne ha sbagliati alcuni che francamente mi sono meravigliato. Poi vabbè che il portiere a un certo punto gli fa una super parata, ma dicevo della cattiveria, ma c'è della cattiveria nell'area piccola, il bomber della Juventus. E gli do 6 per bilanciare un po' tutto, come potete vedere ragazzi, ha dato tutti 6, compitino, 6 e mezzo, un paio di giocatori che sono solo De Winter e Bernardeschi, per due cose in più che mi hanno fatto vedere. Ma non sono soddisfatto della partita di ieri, ma come potrei esserlo? Perché davvero mi fa arrabbiare vedere delle seconde linee che nella partita in cui hanno la possibilità di far vedere qualcosa poi si abbassano, si appoggiano. Se vogliamo dare la colpa a Allegri anche in questo caso, diamo la colpa ad Allegri. Però io vi posso assicurare che Allegri era arrabbiatissimo nel secondo tempo, è stata una furia, perché si è visto proprio questo calo di concentrazione da parte di lui, questo calo di voglia da parte di Juventus, sia dallo stadio sia dalla TV. Quindi questa è la cosa peggiore secondo me a portarsi dietro: gli errori tecnici, gli errori sotto porta e la mancanza di quella scintilla negli occhi di chi dovrebbe ribaltare le gerarchie. Non sono cose positive queste, non sono cose bellissime. Di positivo c'è il passaggio del turno al primo posto e non potrò mai ringraziare abbastanza lo Zenit. Poi vediamo chi ti arriviamo su, perché gli anni ci hanno insegnato che primo, secondo, arriva dove vuoi, puoi pescare chi ti pare. Poi anche quelle che sulla carta sembravano delle squadre abbordabili, se non dai in campo tu tutto il tuo 100%, 205, 210, perché in Champions devi dare più del 100%, non si va. E quindi davvero in questo momento preferisco tanto Bernardeschi piuttosto che tanti altri, perché almeno con tutti i limiti che ci sono ci prova e riesce anche, in alcune occasioni ci riesce anche. È una partita bene, però la fa. Ne sbaglia tante altre? Lo so, è quello lì. Non è un fenomeno, però è quello lì e ci sta dando una mano adesso. Quindi davvero, lasciatemi stare Bernardeschi oggi. Mi dimentico sempre, non ce la posso fare. Mi avete chiesto di salutare alla fine del video, eppure niente, sono maleducato e non mi rimane in mente, quindi lo aggiungo dopo. Così aggiungo anche che Miretti ed Agraca non li abbiamo presi in considerazione ovviamente, oltre a Cuadrado, perché non hanno disputato
un numero di minuti interessante. Cosa che invece ha fatto De Sciglio, che mi ero dimenticato di inserire. Mi è piaciuto come è entrato Mattia De Sciglio, ma anche lui non è che si porti a casa un voto diverso dal 6. Però lo stesso discorso per De Sciglio è valido anche rispetto al discorso che abbiamo fatto per Bernardeschi. Quindi sono sulla falsa riga, eh? Attenzione, portiamoceli dietro insieme. Vi saluto, come al solito. Vi ricordo anche che in descrizione potrete trovare il secondo canale dove carico altri video inerenti ad altre squadre diverse dalla Juventus, quindi se siete interessati a tutto il resto del calcio in descrizione, Instagram, Twitter, i podcast, c'è tutto. Vi saluto con questo finale un po' particolare e qua ci sono le end card per vedere anche tutti gli altri contenuti.